oggi con Sippo abbiamo pensato di proporvi una ricetta golosa, gustosa, sana e naturale che può essere tranquillamente utilizzata come aperitivo o come entrée per il pranzo di Pasqua. E allora, vedendo queste giornate stupende, il cielo azzurro e il sole che caratterizzano davvero queste settimane, e la primavera ovviamente appena sgocciata, io ho pensato che non c'è niente di meglio che cucinare delle fresche, nutrienti, gustose verdure, che oltretutto fanno anche benissimo e sono ricche di vitamine. E allora diamo il via alla nostra ricetta, sempre tenendo alto il Made in Italy, i prodotti di territorio e la genuinità che la nostra meravigliosa Italia sa offrire. Vediamo insieme i nostri ingredienti. Allora, farina 00, 150 grammi, che io ho già disposto sul mio piatto per lavorarla. 60 grammi di acqua a temperatura ambiente e 8 grammi di lievito fresco di birra. Zucchero, mezzo cucchiaio per attivare il lievito, un cucchiaio di sale fino, e 50 grammi di olio extravergine d'oliva che ci serviranno in preparazione. Ora vediamo la nostra ricetta. Allora, andiamo a sciogliere il nostro lievito fresco nell'acqua. A questo punto aggiungiamo lo zucchero per favorire la lievitazione. Continuiamo a mescolare. Versiamo il nostro lievito con l'acqua tiepida e lo zucchero sul nostro impasto. Iniziamo un poco per incominciare a lavorare l'impasto e fare in modo che la farina vada ad assorbire l'acqua. Aggiungiamo ancora un pochino d'acqua. E continuiamo a lavorare. Quando l'impasto viene lavorato potrebbe risultare un po' troppo liquido o un po' troppo compatto. Allora, in questo caso andiamo a regolare con altra acqua o altra farina a seconda. E in questo caso il panetto deve essere liscio, omogeneo, ben lavorato, ma non appiccicoso. Quindi quei classici panetti che vediamo quando andiamo a comprare la pizza per intenderci. Direi che il nostro impasto è pronto, è liscio, omogeneo, della consistenza giusta e può essere lasciato lì a lievitare per una mezz'oretta. Mettiamo in una ciotola, eccoci qua, e lo copriamo con un canovaccio e lo lasciamo riposare per mezz'ora. Eccoci qua dopo una mezz'oretta in cui abbiamo fatto lievitare il nostro impasto. A questo punto l'ho preso e l'ho disposto su un pochino di carta da forno sulla base di questa tortiera con la chiusura a cerchia. Ho oleato leggermente la mia carta da forno e sto disponendo con un pochino di farina la mia preparazione della pizza, questa base della pizza, in modo circolare, cercando di realizzare l'esatta forma del mio stampo, che è appunto circolare. Stendiamo bene la base in modo omogeneo. A questo punto, una volta che abbiamo steso la nostra base, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Una volta steso il nostro impasto, andiamo a prendere una tazzina di una circonferenza un pochino più piccola rispetto a quella della nostra teglia
creiamo un contorno ideale senza tagliare però la pasta, ma semplicemente facendo un cerchio leggero, come se dovessimo disegnarlo. Perfetto. A questo punto inseriamo le nostre verdure, che appunto io ho fatto cuocere a vapore, ma si possono anche cuocere con un piccolo soffritto di cipolla, di maglio, e andare a così far saltare in padella le nostre verdure. Io poi le ho salate e pepate e condite con un pochino di olio extravergine. Andiamo a inserire nel bordo esterno della nostra preparazione le verdure. Ecco qua. Abbiamo quindi decorato la nostra base solo nel bordo esterno. A questo punto andiamo a tagliare a spicchi la parte di pasta che è rimasta libera. Ne facciamo 8 spicchi. Poi ne prendiamo uno per uno e andiamo a tirarlo sopra la nostra farcitura di verdure e lo fissiamo dalla parte opposta dove abbiamo creato questo bordo. Ecco qua. Inseriamo dall'alto, quindi la nuova vita la scuola. Eccoci. E voilà. Lo mettiamo per circa mezz'oretta in forno statico a 180 gradi, già preriscaldato, e poi vediamo che cosa ne uscirà. Ecco la nostra delizia che abbiamo appena sfornato, veramente eccezionale, profumatissima e davvero bellissima, la vediamo. Ecco qua, aggiungiamo un altro filo d'olio extravergine d'oliva.